competizione, intanto vincere in due categorie e poi perché per me il video d'autore è molto importante sotto i vari punti di vista. Principalmente perché c'è una giuria tecnica, insomma competente di settore, per cui è una grande crescita professionale e anche personale. E poi perché insomma ha finalmente una collocazione, un ambito, un aspetto come Bijou che non ha neanche un nome in italiano per definirlo. È nato per caso, neoprene di riutilizzo e tessuto d'arredamento. Ha avuto la sua evoluzione non soltanto nei bijou, ma anche negli accessori, come le borse e Ecochic appunto. A volte abbinata al metallo, lavorata a cera persa, oppure nel tessuto che può essere plastificato, lavorato. In questo caso mi è piaciuto pensare a un gioiello macro che possa essere sia indossato dalla persona che messo in casa, come addobbo domestico. Basa sul modulo, cioè il modulo è il pezzo ricostruito all'infinito e che crea situazioni sempre diverse. In teoria i vari moduli possono essere anche spostati e cambia quindi la forma dell'oggetto finale. Raccolta di attimi di gioia che io rappresento attraverso il mio bijou, dove sicuramente li ho raccolti a Roma, a Firenze che è la mia città e naturalmente a Casalmaggiore al Museo del Bijou. E questa costruzione di attimi continua. The Way to Your Heart è una creazione che rappresenta la creazione che ha partecipato a questa edizione di bijou d'autore e è realizzata in carta pesta e in materiale. Parlando di Maracat, ho creato questa collana, un raggio di sole, che è un altro che la voglia di finire sola, luce e un po' di bellezza, cosa che alla donna serve. Guarda, l'idea è quella di verificare le possibilità esterne della progettazione su ogni materiale, quindi sia sull'elemento della collana che su qualunque altra cosa. In questo caso verificare le possibilità che dà quel tipo di materiale, quel tipo di forma, declinandolo in maniera diciamo inaspettata o sorprendente per quello che uno diciamo, ci vede al primo impatto.